Allora, bambine, finite la colazione e poi gentilmente ritirate il disastro che c'è in questa stanza. Va bene? Va bene? Perché io veramente non mi viene da vomitare a guardare questa stanza. Ma di che cosa? Di crepe? Ne ho ancora una, la dividete a metà. E dopo ritirate e fate i compiti, perché stasera si esce e domani si va fuori a pranzo, ok? Mi raccomando, cellulare dopo la colazione lo voglio vedere sul tavolo vicino a me. Fine, Vanessa. Allora, intanto qua ci sono ancora i piatti, ho appena finito di lavarne alcuni e veramente, cioè, Vane, ti devi... no, c'è da niente da ridere, Cos'è che fa ridere? Qual è la parte divertente di tutto ciò? Questo. Allora, Vanessa, io tra 5 minuti? Sì, tu sei fuori. 5 secondi? 4. Dai, hai fatto 3. Bene. Perfetto, hai visto? È finita la partita. Dammelo. 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 Ehi. Prima il mio telefono. Brava. Secondo. Vai a fare i compiti. Secondo decido io. Sì. E terzo dammelo. Dai, però. Non litigate. 5 minuti. No, Vanessa. Vanessa, ascoltami. Anastasia, hai ragione. Tu oltretutto hai ritirato a metà, qualcosa sì, qualcosa ancora lì. Quel diario è quello vecchio, giusto? Ok, ognuno di voi adesso prende il suo piatto, il suo bicchiere, il suo tovagliolo, le sue posate e le porta di là in cucina, ok? E io li lavo, va bene? Poi, Anastasia, se vuoi iniziare anche tu a fare i compiti, secondo me sarebbe meglio, perché anche tu ne hai un bel po'. E poi domani siamo fuori a pranzo e poi torniamo a casa tardi. Pronto? Con chi sto a parlare? Vabbè, perché un pranzo domenicale dura magari fino alle 4 del pomeriggio. Io sto parlando con voi due. Mi sono fatto male al dente. Ti chiedo. No, spegni. Spegni un attimo. No, adesso te lo ritiro, però te lo ritiro sulla testa, così ti spacco anche la testa. No, i compiti, bambine, tutti e due. Ok, domani niente pranzo e stasera niente cena. Va bene. No, non ti do niente. No, allora, ascoltami, è ancora mio, va bene? Se averti dato il mio telefono serve per non farti fare i compiti e per tenervi impegnate tutto il giorno su internet, no, E io ti faccio il solletico fino allo svenimento. Vuoi vedere? Vuoi vedere? Ok, chiamo papà. Puoi andare a cucinamento studio? Certo, amore, mezzogiorno. Se hai fame, la mamma ti fa la pappa. Che carina, amore mio, tu sei tanto tanto dolce. È pesa tanto perché ci sono tanti compiti da fare. Fammi vedere quanti stickers abbiamo su questo super frigorifero. Vi ricordate? Sì, io sì. Il video che avevamo fatto? Se lo volete rivedere, ci sono le uova piccoline, abbiamo trovato queste. Mm. Magari il prossimo ci sono di nuovo. Certo. Ce l'abbiamo due. Quattro, sì, poi due più due diventa quattro. Due mie e due di Vanessa. Ok. Questo invece è una cosa dove te lo chiudi, non si può toccare così. Non si può toccare così. Eh no. Però se lo vuoi toccare, lo apri da qui. Queste sono calamite. E le appiccichi. Ma che carine, chi sono? Dei personaggi delle Barbie. Delle Barbie. E poi abbiamo tutti i viaggi che abbiamo fatto. Va bene, amore. Uno Vanessa, Roma. Amore, senti, ascoltami un secondo. Cosa vuoi da mangiare? Gasper qua. Cosa vuoi da mangiare? Ciao Gasper. Amore, cosa vuoi da mangiare? Scegli tu nella dispensa? Poi però ti faccio un piatto di pasta, eh? Ho solo una bambina che fa i compiti e l'altra che la guarda. Ma lei mi sta facendo, mi sta leggendo. Ascoltami. Intanto i libri li ha già tirati fuori ed è già un grande passo avanti. Non so cosa devo fare. Sì. Prendi il diario, perché anche sul diario hai dei compiti segnati, e poi io ti dico cos'è sul registro. Per favore, devo ancora farmi la tinta, dobbiamo pranzare e dobbiamo andare dopo, dai. A few moments later. Allora, intanto hai fatto i compiti, è vero? Hai finito i compiti, non tutti perché sei un po' stanca e ti ho fatto... Però a cosa ti servono questi ro? Ce ne sono due, magari...
c'è un gioco. Allora posso andare più avanti perché schiacciano le cose e allora sono più avanti. E perché ne hai solo due che l'altro giorno te li ho comprati? Le ho già spesi. E con che cosa li hai, cosa hai comprato? No, con un gioco che sono andata più avanti, allora ho schiacciato la cosa e sono finiti i robot. Ma li ha spesi senza rendersene conto, giusto? Sì. Anastasia, però tu non devi giocare se non sai quello che fai. O comunque chiedi. Li hai spesi inutilmente, no? Dai. Non ti servono a niente. A cosa ti servono? Magari può anche prendere quello che non riesce a fare un parkour. Cos'è un parkour? Un parkour, tipo un gioco sulla pista che devi fare il parkour. Non so, non riesce mai a farlo. Su, ti regalo questo tappeto volante. Con il tappeto volante ti regalo 5 euro notte. Sì, lasciali lì che sono un ricordo. Mi ero anche dimenticata che erano lì. Sì, ho capito, acquista il tappeto volante e riesci a terminare il gioco. Il gioco lo termini con le tue forze senza il tappeto volante. Magari può anche cambiare l'outfit. E quanto costa? Perché sennò... Ho capito, Vanessa, ma non è che ogni volta che volete cambiare l'outfit su Roblox o dovete comprare un tappeto perché volante per terminare un gioco io devo pagare, eh? Allora vi tolgo Roblox. Sì. No, posso. Quanto costano? Non lo so. Il più basso. Il più basso? Poi però finiamo i compiti, Dopo. Sì, tanto, ne hai fatti tanti, no? Tu finiamo i compiti che ancora hai fatto due, hai soltanto recuperato venerdì e basta. E allora non va perché con quel telefono non c'è internet. Quando troviamo internet compriamo i Robux, se costano poco, altrimenti giochi senza, ok? Quando vieni giù, basta. Quando vieni giù vediamo. Ok, niente, qua no. Brava. 5 euro e basta. Abbiamo visto adesso che costa 5 euro? È andato. Ok, quello da 5 euro, non di più, eh. Se mi accorgo che acquistate il pacchetto più alto, è l'ultimo pacchetto che acquistate, d'accordo? Sì. Anastasia, sono già le 4 e mezza, noi tra poco dobbiamo uscire. Per favore, puoi andare a lavarti a vestirti? Dobbiamo uscire, puoi andare a lavare a vestirti? A parte che Vanessa, dove sei? Dove? Cosa stai facendo? Ascoltami, tu avrei voluto comprarti dei collant, perché ridi? No, okay. Sì, perché volevo far vedere le gambe. Andiamo a comprare i collant? Sì. Eh? Sì. Sì? Allora vestiti. Andate a vestirti, così usciamo un attimo. Sì. Andate. 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 Vai. Non voglio sentire urla, litigi, mamma Vanessa mi ha detto così, mamma Anastasia mi ha detto cos'ha, ok? Perché apro questa porta e me ne vado. Non c'è tanto da ridere, eh? È tutto il pomeriggio che mi fate impazzire. Poi tu non hai finito ovviamente i compiti, domani dopo pranzo invece di stare in giro torniamo a casa. Cosa anche tu? Sì. One eternity later. Vane, siamo riusciti ad uscire e siamo solo io e te perché Anastasia è voluta rimanere a casa con papà. Posso toccare la cover? Mi piace. Vuoi toccare la cover? Toccala. Allora, ascoltami, visto che sono già le 5 e mezza e tra poco dobbiamo essere a casa di questa persona che ci ha invitati a cena, dobbiamo fare molto in fretta. Quindi, cosa ti serve? Un paio di collant. Andiamo a vedere se troviamo i collant, che poi mi è venuto in mente che domani le previsioni dicevano che nevicasse, figurati. Però fa niente, dai, andiamo a vedere se li troviamo, ormai siamo usciti, andiamo a prendere i pasticcini che ho ordinato stamattina, ok? Ok. Vediamo se siamo intanto nel reparto giusto perché mi sembra donna qui. E poi? È un gioco per te. Come un gioco per te? Un gioco per te? Papà ti ha appena regalato una maglietta bellissima che non hai ancora fatto vedere. Ascoltami, ma non volevi le calze? No. Andiamo a cercare, come no, mi hai preso in giro. No, andiamo a cercare le calze. Dai. Scusami, guardami, mi hai preso in giro? Perché? Stiamo andando a cercare altro e non vuoi le calze, mi hai fatto venire qua per niente. Ma Vane. Io sono tornata in macchina e non abbiamo comprato niente. Perché è colpa tua? No, non è colpa mia, sì, perché vede. Io sono venuta qua per le calze e tu ti sei persa in altro. Poi i pennarelli non ti piacevano, non li volevi. Non era previsto che io comprassi il gioco di Anastasia, sì. E boh, no, non è vero. Allora, non è necessario che tutti i giorni che usciamo vi debba comprare allora, qualcosa. Ti ricordo altro. Che stamattina Anastasia ha voluto che io gli comprassi Robux e oggi ho speso dei soldi. Per Anastasia. Senti, è tornato a casa papà e sono arrivati i regali anche per non te. Non è vero. Ah, la maglietta è mia? Bella, mi piace. Va bene, te la tieni, tanto non mi fa nulla.
andiamo a prendere i pasticcini così ti addolcisci un po'. Eccoci di ritorno dalla pasticceria. Qua c'è qualcuno che ha fatto scorta di pasticcini, di biscottini, come al solito ogni volta che andiamo in questa pasticceria, amore. Cosa abbiamo preso? Baci neri, baci bianchi. E oggi un biscotto nuovo che non avevamo mai assaggiato. Ecco, questa pasticceria, ragazzi, è super buona. Questo qua, vero? Con la nocciola, il cioccolato e le righe sopra di cioccolato fondente. Dai, andiamo a portare qualche biscottino anche ad Anastasia, va bene? Meglio i dolci o i giochi? I giochi. I dolci? I giochi. Il cibo è sempre meglio. 2 hours later. Cosa avete fatto? Ma che carine! Ma ciao! Vi siete lavate? Che dobbiamo uscire? Ma che belline! Ma avete fatto anche la doccia? Bravissime! Guarda. Certo. Abbiamo fatto il capello. Siete state bravissime. Adesso vi asciugo i capelli, ok? Bimbe! Brave! Ma vi siete anche già vestite! Cosa state facendo? Ma vi state facendo il salletto? Oh, dai che dobbiamo andare, che ci stanno aspettando! Ascoltatemi, mi vado a vestire. Non fatevi troppo il solletico, che è pericoloso, ok? Dai, vado. Dai. Addormentato, dobbiamo andare. Ani, sveglia, scusa, Ani. Mamma. Cosa c'è? Questo dito che mi ha chiamato, fatemi finire, guardate. No, mamma, Anastasia è svenuta. Anastasia è svenuta. Sì, mi stavo facendo un solletico. Ma te l'avevo detto di non fare il solletico. Ani, Anastasia. Ma dai, ma non è possibile, ma cosa è successo? Addormentata. Ma quanto te l'avevo detto di non farle troppo solletico? Ani, sveglia amore. Ani, sveglia. Ani, dai, svegliati. Oh, amore, come stai? Cos'è successo, amore? Stai bene? Sì. Hai perso i sensi? Ma perché? Ti ho fatto troppo solletico, Vanessa. No, io... Si spegne. Adesso stai bene, ma cos'era successo? Vane, ma possibile? Non fatevelo più il solletico, ve l'avevo detto prima di uscire che non dovevate farlo. E poi non bisogna mai esagerare, il solletico è pericoloso. Allora, sentite, dobbiamo andare fuori a cena, ma io non è che mi fido tanto adesso, eh. Andiamo in pronto soccorso. No, andiamo in pronto soccorso. Io ho paura. Ok, vabbè, facciamo così, chiudiamo il video qua. Intanto chiamo l'ospedale e il pronto soccorso. Stai bene? Vuoi un po' d'acqua? No? Stai bene? Sì. Ok, allora concludiamo il video qua perché è tardissimo e dobbiamo uscire. Mi raccomando, promettetemi di non farvi mai più il solletico, che tanto non serve a niente. Per ridere basta guardare un film comico e si ride, ok? Sono stupidaggini questi giochi. Quindi il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione su. Non fatevi mai il solletico, ok? Ciao cucciolini. Ciao.